Siamo in compagnia di Maria Grazia Mallamace, tecnico del Melgucco Calcio, Primi Calci e Piccoli Amici, giusto? Esatto, sì. Ok, Maria Grazia, allora, una ragazza nel mondo del pallone. Sì, diciamo che adesso è più frequente il femminile, diciamo, si sta sviluppando, quindi sono io insieme ad altre ragazze anche qui a Medicucco, quindi è bello questa realtà che si sta creando. Sì, infatti ricordiamo che tu giochi anche con la Segato, Sì. calcio a 5, che tra l'altro sta andando molto bene, mi pare. Sì, diciamo alti e bassi, però ci sta e quindi siamo pronti per continuare a fare sempre meglio. E allora, per ritornare ai bambini, qual è stata l'input che ti ha fatto scegliere di fare il tecnico? Allora, diciamo che io nasco come sono laureata in scienze motorie, quindi amo lo sport sin da bambina e per fortuna l'anno scorso un mister che mi ha allenata qualche anno fa mi ha contattato per venire qui a Medicucco diciamo, ad accompagnarlo come allenatore. E quindi io ci sono in questa società sin dall'anno scorso. Quest'anno ho deciso sempre, sono stata confermata per le categorie dei piccoli amici e primi calci e siccome amo lo sport, amo il calcio, mi fa molto piacere seguirli sin da bambini e nulla questo. Ci sono tanti bambini che segui, immagino, Maria Grazia. Sì, abbiamo due categorie, sì, cioè seguo le categorie dai 2011-2012 e anche 2013, però anche più piccoli, tipo bambini del 2014 e del 2015, quindi insomma iniziano sin da piccoli e io mi gestisco queste due categorie. Sono bambini che poi si vanno a confrontare con altre società, immagino, con Sì. altre, quindi Sì, con altri bambini. quest'anno abbiamo il campionato dei piccoli campioni che è del 2013 e poi abbiamo il campionato del 2011 e 2012, appunto dei primi calci. Facciamo sempre a livello provinciale e quindi sì, hanno la possibilità di iniziare sin da piccoli a confrontarsi tenendo sempre presente l'obiettivo che è quello di farli divertire. Sì, infatti abbiamo visto alcuni incontri, veramente c'è tanto Sì, divertimento. c'è tanto divertimento anche perché essendo piccoli ancora molte cose non sono molto precisi, però io voglio vederli sorridere, quindi già l'obiettivo di vederlo è già una grande cosa. Cosa vorresti fare da grande, Maria Grazia? Allora, io una parola, una grossa domanda. Da grande niente, io intanto mi auguro di sto studiando, quindi a livello di formazione cerco di non fermarmi mai. Nel frattempo coltivo la mia passione, voglio continuare a giocare e poi mi auguro che mi daranno sempre la possibilità di continuare ad essere allenatore, sempre a livello di queste categorie, chissà, magari andare a puntare sempre in alto, più in alto. Complimenti allora, in bocca al lupo per il Grazie, futuro. grazie a voi.